Interessante incontro formativo all'approccio combinato al paziente tra endoscopia e chirurgia, riservato agli operatori medici ed infermieristici in sala Eracle a Portoviro. Dopo i saluti della dottoressa Chiara Tordin, tra gli organizzatori dell'incontro, e del dottor Andrea Sartori, direttore e primario della chirurgia generale endoscopica, entrambi operanti presso l'ospedale Madonna della Salute di Portoviro, tanti sono stati i relatori per spiegare questo nuovo orizzonte terapeutico e quindi il connubio tra endoscopia e chirurgia. Ascoltiamo i saluti dell'assessore alle politiche sanitarie, dottor Michele Capanna, e la nostra intervista alla dottoressa Chiara Tordin. Dottoressa Chiara Tordin, siamo qua a Portoviro, Sala Eracle, un appuntamento importante, voluto fortemente da lei in particolare. Si parla di endoscopia. Che esatto. Nuove frontiere affrontate oggi? Cosa ci deve aspettare un utente, ma soprattutto dall'endoscopia in generale? Allora, l'argomento di oggi è certamente sì l'endoscopia, però in particolar modo la parte, diciamo, che riguarda l'endoscopia operativa, quindi tutto quello che di interventistico oggi riusciamo a fare appunto per via mini-invasiva, quindi attraverso appunto lo strumento endoscopico. Io parlo personalmente da chirurgo, quindi diciamo, mi sento particolarmente coinvolta, diciamo, in senso appunto operativo in questo senso, e orgogliosamente, ecco, devo dire che qui in casa di cura Madonna della Salute a Portoviro siamo fortemente orientati, ecco, alla mini invasività e alla crescita appunto dell'operatività endoscopica, e questo, diciamo, è un po' il target, ecco, centrale dell'evento. Ecco, sarà il futuro? Nel senso che parlava prima il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia, una volta grande taglio, grande chirurgo, e adesso? Adesso in realtà è esattamente il contrario, cioè quanto più un chirurgo sa essere mini-invasivo e quanto più ovviamente diventa, per così dire, capace e bravo. Naturalmente, ecco, con questo io non voglio dire che l'endoscopia operativa arriverà a sostituire completamente la chirurgia tradizionale, perché ovviamente tutto è fatto in maniera corretta se si rispettano delle linee guida assolutamente precise e assolutamente rigorose. Però laddove è possibile, laddove ci sono appunto i requisiti, perché no, utilizzare appunto anche lo strumento endoscopico per essere mini-invasivi il più possibile, ovviamente. Quindi se si può, laddove si può, assolutamente sì. Più tecnica e quindi più software importante, o più grande magia del chirurgo? Allora, sicuramente la tecnologia ci sta dando un aiuto importante e fondamentale, questo è indiscutibile. Tante cose oggi si possono fare proprio perché abbiamo degli strumenti che anni fa non c'erano, però fondamentale, anzi primario, è il ruolo dell'operatore, quello assolutamente sì. Quindi il fattore umano è ancora importante. Rimane assolutamente al centro, e soprattutto il lavoro di equipe, questo ci tengo molto a precisarlo, il lavoro del chirurgo come anche dell'endoscopista è un lavoro di equipe, di gruppo, quindi di medici e insieme anche agli infermieri. Le faccio l'ultima domanda, a livello internazionale l'Italia come è messa? Oh, una domanda, in realtà siamo messi, io penso, allora non voglio fare una classifica perché non ho i requisiti ovviamente per poterlo fare. Io ho conseguito un master in endoscopia operativa al Gemelli di Roma e devo dire che è stata una scuola veramente importante, quindi credo che essendo insomma in Italia un po' la struttura che fa da portabandiera, credo che siamo messi veramente molto bene.